Buongiorno a tutti, bentrovati, grazie di essere qui per la vostra presenza, grazie alla stampa che è venuta stamattina per questa conferenza stampa di presentazione della candidatura al Senato per il collegio Monza-Brianza del leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca. Voglio ringraziare e salutare, seduti al tavolo, il presidente di Sicilia Vera, l'onorevole Giuseppe Lombardo, l'onorevole Ismaela Vardera, che è presidente di Sud Chiama Nord, e l'onorevole Laura Castelli, che è portavoce di Sud Chiama Nord. Oggi qui per presentare appunto la candidatura del leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca. La competenza senza confini, è giusto i disastri degli altri, è il motto che è stato scelto per lanciare questa nuova sfida che vede protagonista Cateno De Luca. Apriremo ufficialmente la campagna elettorale, lo anticipo ai colleghi della stampa, il prossimo 15 settembre al binario 7, la sala Chaplin, con un evento che ci vedrà appunto impegnati a spiegare anche quelli che saranno i punti programmatici di questa campagna elettorale. Apriamo subito i lavori di questa conferenza e do la parola per un breve intervento al presidente di Sicilia Vera, che è il nostro movimento civico che ha lanciato poi tutta la nostra attività politica in Sicilia e il nostro impegno nel civismo, all'onorevole Giuseppe Lombardo. Grazie Valeria, buongiorno a tutti, benvenuti. Se oggi siamo qua è perché c'è Sicilia Vera. Sicilia Vera è quella che ha dato praticamente l'inizio alla nostra attività sul territorio. Nasce nel 2007, nasce per la difesa delle autonomie locali, nasce per la buona amministrazione delle autonomie locali. Noi abbiamo iniziato amministrando in piccoli comuni, siamo partiti da Fiume di Nisi, un comune di 1000 abitanti, dove abbiamo portato la nostra esperienza e il nostro impegno nella pubblica amministrazione. Da Fiume di Nisi siamo arrivati ad amministrare sempre di più comuni più importanti, Santa Teresa, poi Messina e tanti altri comuni della nostra Sicilia, partendo dalla provincia di Messina. Il modello che paga, il modello è quello della buona amministrazione. Noi non facciamo politica, noi amministriamo, siamo circa 50 sindaci già che fanno parte del nostro movimento, e quindi io sono sindaco, ecco, me lo fanno dare il collega Ismaele Lavardera, l'onorevole De Luca è sindaco, altri tre colleghi parlamentari dell'Assemblea regionale sono sindaci, perché noi prima di essere rappresentanti nei palazzi, nei parlamenti, siamo rappresentanti del territorio. Vogliamo essere noi a dimostrare che la buona amministrazione delle autonomie locali è quella che dà il risultato. Da Sicilia Vera nel 2022 nasce Sud Chiama Nord, diventa così il nostro movimento da regionale un movimento nazionale, eleggiamo due parlamentari, un deputato e un senatore, e da Sud Chiama Nord adesso con la nuova esperienza Sud con Nord. Adesso sarà il presidente del nostro movimento Sud con Nord e poi l'onorevole De Luca, la nostra portavoce Laura Castelli, a dire quali saranno i nostri punti per la campagna elettorale e il nostro programma e i nostri impegni. E vi ringrazio veramente, perché la vostra presenza oggi qua, molto numerosa,
vuol dire che c'è interesse sul nostro progetto, vuol dire che non è un progetto regionale, ma può diventare un progetto nazionale. Quindi grazie ancora per la vostra presenza. Ascoltiamo adesso l'onorevole Ismaele Lavardera, che è il presidente del movimento del partito Sud Chiama Nord. Grazie Valeria, un saluto ai colleghi della stampa, ai colleghi, perché anch'io fino a qualche mese fa ero dall'altra parte, giornalista per tanti anni, vissuto al nord, nonostante la mia esperienza, i miei colori possono ingannare, un palermitano doc, ho vissuto tanti anni a Milano lavorando appunto per Mediaset, e poi da lontano ho visto questo sindaco che difendeva la Sicilia a Messina, quando in tempi di pandemia, durante il Covid, veramente ha messo la sua faccia contro addirittura la ministra Lamorgese, per dire che bisognava difendere i nostri territori. Ecco, un sindaco, la differenza è proprio quella. Noi oggi siamo qua perché qualcuno dice: ma esattamente voi al sud cosa volete dirci, cosa pensate di poterci dare in più rispetto al fatto che noi abbiamo già delle buone amministrazioni, qualcuno potrebbe dire. Bene, noi rivendichiamo il diritto sacrosanto di essere un partito a tutti gli effetti che si sta contraddistinguendo per la buona amministrazione, in un contesto in cui fare buona amministrazione è complicatissimo. Allora noi, essendo la prima forza politica in Sicilia, abbiamo avuto un ottimo risultato alle scorse regionali, abbiamo eletto 8 deputati al Parlamento siciliano, 2 deputati a Roma da soli, senza nessuna coalizione. Attenzione a questi passaggi cruciali, che sono fatti politici, meramente politici. L'unica forza politica che è riuscita ad eleggere, non in coalizione, vincendo agli uninominali, nonostante la valanga del centrodestra, posizioni che erano impensabili. Allora, quando Cateno De Luca, il nostro leader, ha fatto delle sfide, la prospettiva era sempre quella di dire: ma è un'impresa impossibile, è un'impresa titanica, come si fa? Lo hanno fatto a Messina, lo hanno fatto a Taormina quando l'hanno eletto sindaco, e adesso magari ci si guarda con lo stesso occhio, ma sapete che i giochi, qualcuno dice, sono già fatti qui. Allora io dico a quelli che ci sottovalutano: lasciateci e sottovalutateci, è ancora meglio, ci rendete il gioco più semplice, perché quando ci sottovalutate, allora poi succede, come possiamo dire sempre, quel colpo di genio a cui ci ha abituato Cateno De Luca per fare la differenza. E poi diciamo con molta onestà: se la signora Fascino, o così Fascina, come si chiama, Marta, ma pardon, non è che vorrei cambiarle il nome, decide di candidarsi a Marsala e dice di essere andata a Marsala quando era piccola, perché aveva un ricordo vago di Marsala e del sud del nostro paese, del sud, quindi in Sicilia, ma perché noi non possiamo candidarci in questo territorio, a dimostrazione però di una differenza bella e buona? Che Marta non ha mai amministrato un condominio, Cateno De Luca sa cos'è l'amministrazione e sa fare la differenza. Allora noi rivendichiamo il sacrosanto diritto a essere rappresentativi di quello che siamo. Noi non vendiamo fumo, noi vendiamo capacità amministrativa. Messina, prima città italiana in capacità di spesa. Allora fare la differenza in città come quelle del Mezzogiorno e amministrare bene è complicato. Lo stiamo facendo al Parlamento siciliano, chi vi parla è vicepresidente della Commissione Antimafia in Sicilia, e stiamo facendo un lavoro complicato, difficile, perché come dire, amministrare e fare la differenza come prima forza dell'opposizione in Sicilia non è semplice, ma stiamo cercando di fare la differenza. Allora noi saremo qui. Cateno, noi crediamo che questa non sia un'impresa impossibile, è un'impresa più che possibile, anche perché l'eventuale favorito, a me non risulta manco che candidato, a me non risulta che il signor Galliani si sia candidato ufficialmente, perché tra di loro ancora non lo sanno manco cosa vogliono fare. Allora la loro indecisione lasciamola a loro. Noi oggi qui, Cateno, abbiamo tanti amministratori interessati, incuriositi al progetto dei sindaci, perché mentre la politica romano-centrica ha messo completamente allo sbaraglio quelli che sono le città, i sindaci abbandonati a se stessi, noi invece li mettiamo al centro come nostro movimento, come nostro partito, e quindi secondo me ne vedremo delle belle, anche perché noi faremo la residenza qua a settembre-ottobre, ci trasferiamo qua, abbiamo già messo situazioni operative e vi stupiremo, oserei dire, anche con degli effetti speciali. Grazie, e sono convinto che faremo e scriveremo un pezzo di storia.
Grazie all'onorevole Ismaele Lavardera. Da Sicilia Vera a Sud chiama Nord, un percorso che ha visto l'impegno nel civismo sul territorio, per il territorio, al servizio del territorio. E abbiamo oltrepassato i confini regionali con la grande scommessa alle politiche, facendo eleggere un senatore e un deputato, Daphne Musolino e l'onorevole Francesco Gallo, e iniziando a dialogare con altre forze politiche. E in questo l'onorevole Laura Castelli, come portavoce di Sud Chiama Nord, ha svolto un ruolo fondamentale. Grazie a tutti per essere qui oggi. La vostra presenza è importante perché dimostra che Sud Chiama Nord ha valicato i confini della Sicilia. Qui oggi ci sono siciliani, pugliesi, calabresi, lucani, campani, ci sono milanesi, ci sono monzesi, piemontesi, veneti, venite da tutta l'Italia. Questo è un progetto che ha superato la Sicilia, il Sud ha chiamato il Nord ha risposto, infatti oggi è su con Nord, non so se ve ne siete accorti, ma c'è stata una modifica. La modifica è quella di un progetto nazionale che parla a tutti e che si rende conto che se per la bocca di tutti al Nord il Sud è la parte d'Italia più disastrata, i disastri stanno ovunque, ed è per questo che scegli di metterli a posto anche in un territorio che non è casa tua, ma che vive degli stessi problemi amministrativi, e saper amministrare e aver portato risultati non è una cosa banale. Questo è un territorio che i suoi disastri ce li ha, ha problemi di amianto importante, c'è un problema di amianto che sta creando molti problemi e che può essere risolto, in Senato può essere risolto votando la persona giusta a queste supplettive. C'è un problema grossissimo per i pendolari, studenti e lavoratori che tutti i giorni prendono Trenord e si trovano immensi ritardi. Trenord è una società partecipata dallo Stato, si può gestire dal Senato questo problema. Ci sono problemi di carceri sovraffollate, ci sono problemi di opere e manutenzioni bloccati, tutti i temi che queste suppletive possono oggettivamente portare con una persona che occuperà un posto importante al Senato. Noi ci siamo dimenticati quanto sono importanti questi ruoli, ma vi assicuro che un posto al Senato non è un posto qualunque. Questa elezione è un po' particolare perché avviene in un momento dove la gente non sa che c'è, perché è fuori dalle normali date, e per questo è ancora più importante, perché questo passaparola sarà ancora più decisivo. Vince chi sceglie di andare a votare in un giorno dove normalmente tutto il resto d'Italia non lo fa, ed è per questo che ci dobbiamo impegnare a far sapere che c'è una forza politica nazionale che sa amministrare, che con Cateno De Luca ha dimostrato che le soluzioni ci sono anche quando ti dicono che sono impossibili, e che è un progetto nazionale ed europeo. Quindi il nostro impegno deve essere questo: raccontare alle persone che ci tengono ancora alla politica, perché la politica è una cosa bella, la politica è una cosa per la quale ti impegni per risolvere i problemi degli altri. E se oggi tutti pensano che la politica sia una cosa che fa schifo, c'è anche della gente che ama farla amministrando e risolvendo i problemi delle persone, e questo è importante. Far tornare le persone a capire quanto è importante occuparsi della cosa pubblica senza confini, perché oggi non ci possiamo più permettere questi confini. Quindi il nostro impegno in questi mesi sarà quello di raccontare che cos'è il nostro programma, che ha delle esperienze vissute con delle competenze che si toccano con mano, e ci troverete qui nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, con tanti amici che ci aiuteranno a portare un grande risultato, perché ripeto, questa elezione non è una cosa qualunque. Il Senato è un luogo importante come lo è la Camera, e ci si deve impegnare per metterci la persona migliore. Grazie. Grazie l'onorevole Laura Castelli. La competenza senza confini, a giusto disastri degli altri, è lo slogan che è stato scelto per presentare questa conferenza stampa. Non è stato scelto a caso, ma evidenzia quella che, come diceva il presidente di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo, è una prassi, la buona amministrazione, il modello amministrativo che Sud Chiama Nord sta portando avanti e sta applicando concretamente in tutte quelle comunità che è stata chiamata ad amministrare. Un modello amministrativo che parla alla gente, che parla
alla gente con risultati concreti. Cateno De Luca è stato sindaco di Fiume di Nisi, è stato sindaco della città metropolitana di Messina, è stato sindaco di Santa Teresa di Riva, è sindaco adesso del comune di Taormina, 5 enti territoriali amministrati, 5 enti territoriali che parlano di risultati concreti, di comunità che sono cambiate, le sono cambiate concretamente. Ed ecco perché Cateno De Luca, con Sud, con Nord, oggi qui per le suppletive del Senato Monza-Brianza, a raccontare come la competenza non abbia confini e come aggiustare i disastri degli altri. Cateno De Luca. Grazie, grazie. Non sono qui per riprendermi il seggio di Marta, per cortesia. Noi queste questioni non ci interessano. La Fascina è stata eletta nel collegio di Marsala, come la Craxi è stata eletta nel collegio di Gela. Non è quello il tema. Siamo qui per proporre un modello di politica radicalmente diverso, intanto di amministrazione, questo ci tengo a sottolinearlo. Non sono politicamente disoccupato, non ho bisogno della poltrona del Senato, perché faccio già sindaco, faccio il deputato regionale, ma questo appuntamento, per quelli che sono i nostri obiettivi, è importante. E poi volevo anche che si verificasse quella che è possibilmente una strana profezia. Io non ci sono stato da ragazzo qui, a differenza da altri che hanno detto di stare a Marsala, poi si erano confusi. Mio padre nel 1958 è stato qui a fare il muratore 2 anni. Ora non sta bene, non ricorda più il luogo. Ieri, parlando in una cena a Milano, qualcuno mi ha suggerito che dalla descrizione che ho riportato dovrebbe essere il quartiere di San Rocco. Domani ci andrò, vediamo. Vado alla ricerca della baracca dove nel 58 mio padre è stato per 2 anni, baracca di circa 20 metri quadrati, senza servizi igienici, con altri 3 colleghi, a fare il muratore perché non c'era lavoro da noi in Sicilia. Lui già, oltre alla classica fuitina che aveva fatto, c'era anche già mio fratello, quindi doveva darsi da fare, provenendo da una famiglia abbastanza umile. E mi raccontava questo, ma lo raccontava anni fa, e l'ho riportato anche in qualche libro che ho fatto. Ho detto: guarda quanto è strana la vita, si presenta un'occasione dove ritorno in un luogo nel quale mio padre ha avuto comunque la possibilità di vivere. Quindi io devo dire intanto grazie, per come devono dire grazie tutti i meridionali che hanno trovato casa qui e questa terra li ha accolti. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché l'evoluzione del nostro messaggio e della nostra azione amministrativa l'abbiamo descritta con i protagonisti. La nostra storia è chiara, è verificabile, e come avete visto è una storia molto semplice, ma segnata nel tempo dal consenso del buon governo. Siamo partiti da Fiume di Nisi, dove facevo il sindaco, metropoli di 1000 abitanti, e poi via via si è concretizzato un percorso che in questa occasione ha un'evoluzione ulteriore per questa scadenza elettorale del 22 e 23 di ottobre. Sud con Nord, che è il messaggio che noi vogliamo portare avanti, tranne che vogliamo continuare a farci prendere in giro. E andiamo al tema di alcune questioni che già abbiamo avuto modo di affrontare da ieri. Io in questo momento, come sono abituato a fare, guardate, non è facile candidarsi in un comune qualsiasi che non è il tuo e vincere. E non è altrettanto facile, quando lasci quel comune, indicare il tuo successore e vincere. Non è una coincidenza che è capitato già
in quattro territori diversi, e non è una coincidenza che dove abbiamo amministrato abbiamo lasciato un comune che è contrassegnato da elementi che rispetto alle statistiche del buon governo ci hanno visto protagonisti. Dire Messina prima città d'Italia in capacità di spesa per 3 anni consecutivi, quando era la città, una delle città più sgarrupate prima che arrivassi io, è un dato dell'agenzia di coesione, non è una valutazione, un'autovalutazione che si dà a Catena di Luca. Ma perché la spesa si è accelerata? È un tema che ieri abbiamo affrontato con tanti imprenditori, perché quando ho messo piedi in quel palazzo c'erano 23 dirigenti generali, c'erano 20 dipartimenti, facevano pagare il pizzo legalizzato alla gente e agli imprenditori soprattutto, perché le palleggiavano da un dipartimento all'altro. Ho fatto il sindaco, la legge consente, anzi dà la prerogativa a ogni sindaco di organizzare gli uffici e i servizi con una semplice delibera di giunta, e chi sa fare il proprio mestiere lo sa, e quindi è ovvio che il sindaco non ha l'alibi di dire che non può riorganizzare gli uffici. Come? Nella qualità di datore di lavoro, anzi è quello il primo compito che ti assegna la legge, faccia una delibera di giunta, riduca i dirigenti generali da 23 a 9, riduca i dipartimenti da 20 a 8 e magicamente il comune di Messina ha cominciato a volare in termini di semplificazione amministrativa. Certo, c'è stato un problema, che siccome eravamo il primo comune d'Italia ad aver applicato questa legge, abbiamo avuto difficoltà sia con il Ministero della funzione pubblica e con il nostro assessorato alle autorità locali, perché c'era un problema di non precedenti, perché in Italia si va avanti solo se c'è il precedente, perché il dirigente che tu riduci, che dici non mi serve più, si mette in disponibilità, dopo 2 anni se non trova il posto ti saluto. Ma nella vita si fa una scelta, se un dirigente mi costa 160.000 euro l'anno è ovvio che io prendo un comune che è quasi in dissesto. E attenzione, qualche settimana fa è arrivata la certificazione della Corte dei Conti che ha approvato il mio piano di salvataggio del comune di Messina, che era ormai in predissesto da anni, e si palleggiavano questo predissesto tra ministeri e quant'altro. Ho voluto fare questa citazione perché è stato l'approccio che abbiamo avuto ieri con molti imprenditori. È ovvio che parliamo di un contesto che ha dei servizi urbani medio-alti, non c'è dubbio. Qui non c'è il problema degli zozzoni che ho avuto io quando sono arrivato a Messina. La raccolta differenziata nel 2018 era l'8%, ora tocca il 60%. Certo, ho fatto blitz 2 volte la settimana, ho 8.200 sanzioni per violazione delle norme ambientali. Pensate un po', l'ora legale. Qualcuno diceva che quando mi sono dimesso per candidarmi alla presidenza della regione non ci avrebbero più votato i messinesi. Abbiamo vinto da soli al primo turno con il nostro direttore generale Federico Basile, un uomo che in termini di comunicazione era zero, aveva una pagina con 7 like quando si è candidato. Lo voglio sottolineare perché il fatto che per ora la politica è, si scambia con la comunicazione, o meglio che la comunicazione fa la politica, perché quello si dice. Qui siamo andati in controtendenza, sono sempre i contenuti delle persone secondo me che fanno la politica, e devono avere la capacità di parlare agli elettori e creare il consenso, perché la nostra storia non la può cambiare nessuno. Quella è, puoi avere quanto soldi vuoi, la tua storia è sempre quella, ti puoi comprare il presente e il futuro, ma non il passato. Quindi noi ci presentiamo oggi con questa esperienza e abbiamo vinto avendo fatto, qualcuno mi chiamava il sindaco sceriffo al cubo. E sì, io non avevo il lanciafiamme, avevo altri strumenti però, e li abbiamo utilizzati ovunque, come li sto utilizzando in questo momento a Taormina, dove mi sento truffato dalla società che gestisce la raccolta dei rifiuti. Ma non è che gliel'ho mandata a dire così, abbiamo fatto i nostri blitz, stiamo facendo i nostri esposti, perché sono una persona che la mela del peccato non l'ha mai mangiata, e quando entra in un palazzo municipale non mangia la mela del peccato. E quando, rimanendo sempre sul tema della mela del peccato, pur essendoci i sondaggi che davano Catena di Luca, candidato col centrodestra in Sicilia l'anno scorso alla presidenza della regione, al 70%,
Io per coerenza, essendo cresciuto alternativo a certi sistemi in Sicilia, che tra parentesi, complessivamente le connessioni a certi santuari, è che mi hanno lasciato in pace. Io ho avuto 18 processi e 2 arresti e sono incensurato. Questo io lo ricordo sempre a me stesso, perché sono le mie ferite e le mie medaglie nello stesso tempo che mi porto, per non essermi piegato a certe logiche, e le ho ribadito anche alle ultime elezioni politiche e regionali del 25 settembre scorso. Abbiamo fatto una campagna elettorale da soli. Io non ho voluto fare il Presidente della Regione nelle mani di certi sistemi. Siamo arrivati secondi, ci siamo prenotati il posto per la prossima volta, non è un problema, ma abbiamo preso il 26%. 500.000 voti, abbiamo massacrato centrosinistra e quelli che era il candidato di 5 Stelle. E abbiamo eletto 8 deputati in Sicilia e il miracolo, come dice Emiliano, il buon Michele Emiliano, che ogni volta ci vediamo, scherzando lo dice sempre questo. Cateno, lo dice lui in dialetto barese, che riusciva a fare quello che non sono riuscito a fare io con De Caro. E detto, che cosa? Eleggere nell'uninominale dove amministriamo un nostro rappresentante. Cioè, perché si sottovaluta un fatto, no? Che noi abbiamo detto solo un senatore e un deputato. Trovatemi un precedente del genere, dove una forza civica riesce ad imporsi agli schieramenti nazionali e quindi ad eleggere i propri rappresentanti, non essendo in coalizione. E io anche lì ho rifiutato l'accordo in coalizione, c'era stato proposto, guardate. Infatti Renzi simpaticamente ogni volta quando ci sono riunioni, scherzando, dice, sapete, lo dice a tutti, anzi, sapete perché De Luca mi è simpatico? E tutti guardano, dice, perché magari è bravo, eccetera. No, perché non l'ho potuto fregare. Infatti quando ci siamo conosciuti la prima volta voleva propormi l'accordo, era fine luglio del 2022, ti do 3 capiliste in Sicilia, facciamo l'accordo con prima che poi andasse a fare quell'operazione sfigata del terzo polo, e quindi ci puntava a questi tipi di accordi. Io ho detto, guarda, quello che mi offri tu io me lo faccio da solo. Naturalmente in quel momento mi hanno detto che eri pazzo, ma non fino a questo punto. Ci vediamo dopo le elezioni. È ovvio che ero cosciente di aver lavorato e di aver governato bene in quel distretto dove era concentrato il collegio uninominale, e quindi speravo che la gente, avendo apprezzato il nostro modo di amministrare, ci premiasse, e l'ha fatto. Questo è successo. In tutti i ragionamenti che abbiamo fatto ieri, alcune tematiche che hanno caratterizzato il confronto proprio con a Monza e in altri comuni, Rianzoli. Il primo, vi racconto questo fatto di un imprenditore che alla fine degli anni 90 investe quasi 15 miliardi di lire per fare il suo nuovo stabilimento, perché quello di suo padre non era più sufficiente a quella che era una strategia innovativa che stava portando avanti. Mi ha detto, lo sai che ora me ne devo andare? Ho detto, perché me ne devo andare? Perché quando io ho costruito lo stabilimento qui, ero solo, c'era una prateria. In oltre 20 anni, con la leva urbanistica, hanno consentito di costruire tutto attorno. Prima ero il padrone. E ora mi vogliono cacciare, perché facendo un'attività altamente rumorosa, ora il sindaco mi impone di andarmene, perché do fastidio agli altri. Non è una barzelletta, è un fatto che dà un elemento che riguarda la visione del territorio, la visione strategica del territorio. In un territorio dove non hai il problema di inseguire lo zozzone, perché il livello comunque dei servizi urbani è alto, e noi questo lo riconosciamo, che qui il percorso è stato fatto già in tempi non sospetti, quindi non sei distratto nell'inseguire lo zozzone, ti puoi concentrare ad essere realmente uno strumento di sviluppo come palazzo municipale e non di disturbo. E allora la visione, se non sei distratto, è proprio lì. La visione che devi avere del tuo territorio,
sto leggendo tanto anche rispetto a documenti che ieri ho avuto, uno in particolare, Monza e Brianza 2050 dell'Asso Lombarda, che contiene anche dei dati interessanti che sto analizzando, sto studiando, come vedete, perché mi piace studiare, mi piace quando mi propongo a una comunità conoscere, perché per dare soluzioni devi conoscere e lì metti alla prova la tua competenza. Se non conosci, dice corbellerie, e non fa parte del mio background, come si suol dire. Su questo aspetto ovviamente cosa si nasconde? Uno dei problemi che caratterizza alcuni distretti, cioè uno sviluppo urbanistico che non è stato armonico con quello che sono stati la creazione dei distretti, anche sotto il profilo dei collegamenti. Altro imprenditore mi dice, guarda, io, e quell'imprenditore che mi ha detto, lo sai qual è il danno intanto? Che non posso fare intanto tre turni, non posso fare più il turno notturno, mi hanno limitato con questa ordinanza a fare due turni. E mi hanno già anche anticipato che tra pochi anni io da qua me ne dovrò pure andare. Ecco qual è il tema per completare il ragionamento su quel fronte. Un altro imprenditore mi dice, guarda, io sarò costretto ad andarmene. Perché? Perché quello che è stato lo sviluppo urbano non ha tenuto conto degli inserimenti che già c'erano e abbiamo un problema di collegamenti. I TIR che noi oggi servono per la nostra attività manifatturiera, c'è lì un passaggio a livello da anni che impedisce a certi tir di una certa portata di passare. Abbiamo detto da anni di fare il sottopassaggio, che è quello la soluzione migliore, non se ne parla e io perdo in competitività, perché quello che porto con un mezzo che ha una certa capienza sono costretto a farlo con due mezzi. È matematico, stanno dicendo una cosa banale, ma perché la stiamo citando? Perché è quell'altro elemento del ruolo del sindaco che deve avere una certa visione e che poi guardate che è il responsabile dello sviluppo urbanistico. Non è che il piano regolatore lo fa la Camera o il Senato, lo fa il sindaco, quello che ha una visione. E qui andiamo all'altro tema, quel sindaco che viene vituperato, maltrattato, non considerato dall'autonomia differenziata di Calderoli, che ha la mia solidarietà per quelle che sono le minacce che ha subito, gli facciamo un applauso di solidarietà, perché noi i mafiosi ne abbiamo sempre combattuti nella nostra terra, e le minacce dei mafiosi o di chi vuole fare il mafioso ovviamente non ci appartengono, quindi ha la nostra solidarietà da questo punto di vista, ma il suo disegno fa schifo, qualcuno direbbe fa cagare, e vi spiego perché. Allora partiamo dal presupposto che rubare voti al nord dicendo che il residuo fiscale con l'autonomia differenziata lo avranno chi paga le imposte, una grande fesseria. Lo sapete perché? Ve lo spiego subito. Se io ragiono allo stesso modo, le accise sul petrolio estratto in Sicilia, nel meridione, che è il 70% di quello distribuito in Italia, e quello raffinato, e anche quello che è il gas metano, se permettete, facendo lo stesso ragionamento, vi dovete lasciare al territorio, perché se territorializzo questo concetto vale per tutti, e a noi ci conviene. Il problema è un altro: chi paga? Dove sono questi soldi? Come si fa un'operazione del genere con un principio che è contenuto nel disegno Calderoli ad invarianza di spese? Cosa significa ad invarianza di spese? Cristallizzare i costi con i LEP? Poi ne discutiamo, ma andiamo sempre qui al dunque. Stiamo parlando, attenzione, di quella Roma ladrona con cui Bossa ha iniziato la sua carriera politica. E che ora la Lega, ovviamente, soprattutto i rappresentanti della Lega salottiera, non citano più. Infatti nel disegno Calderoli non si parla più del centralismo statale, non si parla più di dare autonomia a territorio riducendo i poteri realmente dello Stato, non si dà anche lì l'asseverazione di uno Stato che è fallito e continua a fallire e continua a fare il nostro socio di maggioranza. Noi produciamo e lo Stato brucia quello che noi produciamo, ma vale per tutti questo. E 30 anni
30 anni, potete vedere anche le statistiche di Banca d'Italia, che il debito pubblico non è stato ridotto, che tutte le finanziarie che sono state utilizzate, tutte le imposte, le tasse che noi paghiamo, anche presso i tributi municipali, perché i sindaci ormai siamo dazieri che dobbiamo riscuotere per nome e per conto dello Stato, tutti questi soldi a che cosa sono serviti? Sono serviti a pagare gli interessi sul debito. Ma voi quanto manterreste un socio, voi imprenditori, che in tanti anni voi producete, gli date i soldi e quello non è capace di ridurre il debito che avete ereditato? E che socio è? E allora il tema è molto semplice. Qua la questione non è la stupida guerriglia tra sud e nord. Qua la questione è un'impostazione dello Stato che è fallimentare e non funziona. E chi arriva lì gli mette sempre l'IVA. Ma una promessa elettorale che è stata fatta da questo governo, che è stata mantenuta, ne vogliamo parlare? Con un altro imprenditore ieri abbiamo parlato di una sua oggi decisione. Dice: io me ne vado da qui, me ne vado all'est. Perché? Non solo perché il costo del lavoro ovviamente è ridotto rispetto a quello italiano, il cuneo fiscale, sto cuneo in questo momento, che cos'è? Sono tutti i debiti che sono stati fatti e che non si riducono e che nel cuneo fiscale ovviamente è belle chiaro e ancora più diretto. E in questo momento stanno cercando di comprarsi i nostri voti giocando su qualche percentuale del cuneo fiscale. E ora stanno cercando i soldi per tentare di prorogarlo anche per il prossimo anno, perché ci sono le europee. Ma quante mancette sono state studiate in prossimità delle elezioni e poi non sono compatibili? Tornando alla questione di questo imprenditore che se ne vuole andare. Non si vuole andare perché invece non c'è mano d'opera. Io pagherei tutto, ma non trovo mano d'opera. Allora torniamo al tema del blocco navale. Ormai il latrice della manodopera in Italia, Ismaele, perché ci sono i blocchi navali che non fanno più arrivare gli immigrati. Ed ecco perché Giorgia Meloni, attuando questo principio, sta facendo andare in crisi il sistema produttivo. Perché non c'è manodopera, non arrivano più immigrati in Italia. E allora dobbiamo smantellare il blocco navale. Dobbiamo riaprire le frontiere. E sì. Non mi guardate così, non sono uscito pazzo. Calma. Riaprendo le frontiere, che perché si era impegnata la Meloni a fare il blocco navale, quindi l'ha fatto, non abbiamo più immigrati. Entra in crisi il sistema perché manca la manodopera, siamo costretti a dire a Giorgia: quando ti preoccupare, ha fatto questa promessa elettorale. Il sistema è andato in crisi, quindi abbiamo bisogno di manodopera. E allora, Giorgia, lo sai che facciamo? Facciamo una cosa molto semplice. L'immigrazione è un fenomeno che non si può fermare né con le navi né con le puttanate varie, né con quello che si sta facendo. Portare sta gente, farla arrivare qui, farla stare in modo disumano, vedere poi dove smistarla, vedere di farla rimpatriare e mettere in ginocchio i comuni dove arrivano, non dare soldi ai sindaci per anche eliminare le carcasse di queste barche che arrivano. Spendiamo milioni di euro. Ma lo sai, Giorgia, lo sai che ci guardano. Io vi direi una cosa: togliamo il blocco navale, prendiamo questa gente che ha bisogno di vivere, che sono persone come noi, e io proporrei, piuttosto che potenziare gli hotspot o quant'altro e quindi ghettizzare, prendiamo tutti i distretti produttivi e creiamo dei villaggi nei distretti produttivi e lì facciamo un villaggio dove questa gente la facciamo integrare, gli insegniamo l'italiano, la formiamo, la cominciamo a inserire nelle filiere produttive e quindi diventano mano d'opera per il nostro sistema produttivo e spendiamo i soldi in modo produttivo. Sai, Giorgia, questa è una visione diversa dell'immigrazione. Perché intanto significa concretizzare la solidarietà che non si può opporre mai a quelle che sono posizioni razziste che non hanno senso, perché guardate, non c'è cosa più paradossale degli imprenditori qui, proprio qui, non sto dicendo niente di nuovo,
degli imprenditori che mi dicono che non hanno manodopera da un lato, e dall'altro lato io ho tanta gente che può essere manodopera, ma che comunque spendo risorse per ricacciarla. Ma non è un'anomalia, ma amministrare secondo voi che cosa significa? Ecco, l'approccio di un amministratore su questa problematica sarebbe questa: analizzare concretamente la situazione, dare una soluzione amministrativa. Quella del politico no, perché quello del politico ha rubato il voto facendo certe dichiarazioni e ora non può tornare indietro. Ecco qual è la vicenda. Ci vogliono più amministratori e meno politici. Questo è il concetto di base. Attenzione, significa che se c'è il politico che ha fatto l'amministratore e sa fare l'uno e l'altro, ben venga, ma io ho paura della gente che si è trovata all'improvviso nei parlamenti senza aver mai amministrato un condominio. Questa è la mia paura, perché poi non comprende la qualità di ciò che sta votando, delle leggi che si stanno facendo, e noi ci combattiamo sul territorio a difenderci sempre da queste cose. Comunque, chiudo, vi ho voluto fare solo alcune battute. L'astensionismo c'è pure qua, non è che va a votare il 100%, allora vuol dire che c'è un grande malessere che diventa sempre che va aumentando sempre di più. Il mio obiettivo: non ho mai giocato per perdere, questo sia chiaro, diciamolo a tutti. Io sono un grande ammiratore di Galliani, ora che ho scoperto chi era, perché qualche mese fa non lo sapevo. E siccome sono un curioso, quando mi hanno chiesto dal Corriere della Sera e io non gli ho detto Galliani chi, non è che lo volevo scottere, non sapevo chi era, chi fosse, tutto qui. Poi però sono andato ad approfondire, è un ottimo imprenditore, è l'amministratore del Monza, è bravo. Poi ho visto che è stato 5 anni in Senato, ma neanche a chi l'ha visto l'hanno visto. E lì ho detto, ma scusami, come si chiama lui? Adriano! Senti Gioia, tu che sei un bravo imprenditore e ovviamente sta dando anche grande lustro a calcio, io penso che tu debba continuare a fare quello che sai fare bene. Solo questo. Ecco, e da quindi ammiratore di una persona che sa fare bene il suo mestiere, continua a fare il tuo mestiere che io faccio il mio. E oggi voglio proporre proprio a Monza e a tutta l'Abbianza quello che è una mia visione di amministrazione, avendovi già citato dei fatti ben precisi, ma ne riparleremo ovviamente di fatti altrettanto specifici, dalla Pedemontana a quello che dovrebbe essere il collegamento Milano-Monza. Il collegamento stanotte ho detto una bella metropolitana, quant'è che se ne parla. Però qua voglio fare un'altra piccola riflessione, perché quando a Monza parli di Milano si incazza, ma è come quando a Santa Teresa di Riva, uno dei tanti comuni che ho amministrato, parli di Taormina si incazza. Guardate che parallelismo. Come Taormina è la vetrina di un intero territorio che non può andare in competizione, deve sapersi agganciare a quello che rappresenta la brandizzazione di quel territorio, attenzione. E quindi Taormina, che con me ora si aprirà al territorio, perché con 2 milioni di presenze turistiche ormai, volevo dirvi una frase, però credo che non mi comprenderete, allora qualcuno la deve tradurre. Lo sapete il concetto di fudda e malavinneta? E tutti dici, ma che sto parlando? Fudda e malavinneta. Allora scrivetelo, poi diremo anche come si è importante, perché ora faremo il parallelismo con Milano, attenzione. Fudda e malavinneta significa un territorio dove c'è troppa concentrazione, c'è confusione che crea invivibilità, e quindi quell'invivibilità è un boomerang che non fa più vendere bene, o comunque non mantiene quello che è il livello di qualità. Fudda significa folla, malavinneta significa una vendita che è scadente, che questo è. Guardate che è la stessa cosa tra Monza e Milano. Milano
ha bisogno di Monza, ma bisogna avere una visione metropolitana diversa, come Monza ha bisogno di Milano. E allora qui ci vuole una strategia, non di competizione. Che c'entra qui la competizione? Qua bisogna avere la capacità di stabilire una strategia di servizi, di collegamenti complementari che consentono anche a Milano di avere un cosiddetto, tra virgolette, sfogatoio in positivo ed avere Monza, da sto punto di vista, essendo uno dei distretti delle eccellenze. Qui è vero che si è fatta la prima ferrovia a Napoli, ma la seconda si è fatta qui, si è fatta proprio qui e voi lo sapete. E allora quella era Napoli Portici. Ecco dove bisogna avere la visione di cambiare certe impostazioni. Ecco perché diventano indispensabili alcune infrastrutture e quindi quella che è la magnifica Milano essere ovviamente di attrattiva e potervi stare in termini definitivi quello che è un territorio che ha certe vocazioni che sono conclamate. Abbiamo fatto solo un altro piccolo esempio. Noi ci vedremo e concludo il 15 di settembre. Il 15 di settembre noi presenteremo il nostro programma, perché noi siamo abituati a confrontarci sui programmi. Per fare il programma devi prima analizzare un territorio, capirlo e ovviamente da quella visione dare le tue soluzioni. E noi presenteremo le nostre soluzioni e li metteremo a confronto con gli altri candidati, come si fa in una vera campagna elettorale. Certo, noi abbiamo un vantaggio ed è ovvio che io questo vantaggio lo voglio utilizzare tutto. Noi abbiamo una storia di amministrazione della cosa pubblica, manager della pubblica amministrazione. Gli altri no. Ma questo non significa che in questi periodi non abbiano i loro guru che li faranno le flebbo di esperienza di amministrazione e tenteranno quindi di confrontarsi su temi specifici. Ben vengano. Ma è ovvio che la nostra proposta per Monza e Brianza parte esattamente da queste premesse. Allora il 15 saremo qui per presentare il nostro progetto. Apriamo la nostra campagna elettorale e attraverso voi, voglio ringraziare tutti i giornalisti presenti, voglio lanciare un messaggio agli altri. Se pensano che sono qua semplicemente per fare un test, guardate, mi sono fatto il test antidroga, quante cavolo di test mi faceste fare non lo so, perché pensavano che mi drogassi avendo e sostenendo certi ritmi, e quindi ho fatto altri test. Non sono qua per fare un test, sono qui per proporre a un territorio un modello di governo ben preciso. E perché no? Questo è un modello di governo che noi vogliamo proporre, questo sì, a quello che è una nostra visione del sistema Italia, fatta da numeri, da soluzioni e soprattutto da scelte strategiche che sono attuabili e che si chiamano solo in un modo: buona amministrazione. Catero De Luca aggiusta i disastri degli altri. Questa è la sua storia e così andrà avanti, senza sé e senza me. Grazie. Pronto alle domande? Sì, se i colleghi della stampa hanno domande o se vogliono fare direttamente l'intervista, non lo so, decidete. Se ci sono domande, vi passo il microfono. Buongiorno, Rosella Redelli del Corriere della Sera. Volevo chiederle, ha solo citato Galliani, ci dice qualcosa degli altri candidati? Io ieri sono dovuto intervenire per questa questione dei servizi segreti, che poi non sono diventati più segreti, mi pare che
scappato si chiama, che ieri abbia detto di essere perseguitato dai servizi segreti, poi abbiamo scoperto che era stato Calenda a suggerire un altro colpo di sole, che lui per ora sta completando la sua abbronzatura, e gli ha detto: sai che c'è, siccome bisogna fare un po' di pubblicità, ti consiglio questo, e uscirà sta cosa. Io ieri ovviamente ho replicato dicendo chiaramente che non è questo il modo per farsi notare. Certo, ovviamente ve lo dice uno che in termini di stravaganza può fare dare lezioni, per carità di Dio, ma comunque quello è un modo. E gli altri, onestamente, io non lo so chi sono i candidati, ben vengano, probabilmente ce ne saranno una decina da quello che sento dire, perché anche le prossime elezioni europee portano magari alcune formazioni a fare dei test. Siamo qui, scendano in campo, ci si confronterà, sarà una bella campagna elettorale sui temi specifici che ovviamente possono avere dei collegamenti con altri temi, perché alla fine una cosa ce la dobbiamo dire, l'Italia non l'ha governata Cateno De Luca, i rappresentanti che si presentano in questo collegio non possono sicuramente ammantarsi di alcuna verginità, questo saremo molto attenti nel chiarirlo, e noi siamo per le città-stato, cosa che manca nel disegno di Calderoni. Quando un sindaco con un colpo di penna potrà stabilire immediatamente, quindi essere agli stessi ritmi dell'imprenditore perché ha i poteri di farlo, e allora sì che cambierà tutto. Perché non è pensabile che per ampliare un capannone e fare la variante urbanistica io debba impiegare 3-4 anni, perché ovviamente non basta solo la visione del sindaco, parliamo ovviamente di servizi pubblici, di servizi per l'impresa e quindi inserimenti produttivi, non parliamo di colpi di penna speculativi per fare naturalmente altro. Quindi c'è anche qui tutto un ragionamento da fare e che riguarda il territorio, e noi lo faremo. Altre domande da parte della stampa? Bene, allora se non ci sono altre domande noi ci congediamo, vi ringraziamo per essere stati qui, grazie all'onorevole Laura Castelli, all'onorevole Giuseppe Lombardo, all'onorevole Ismaele Pardera, all'onorevole Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, grazie. Facciamo una foto. Guardatemi, scusate, ho dimenticato una cosa, mi hanno criticato, noi abbiamo questo saluto, non so se sapete cos'è, qualcuno sì che ci segue, ovviamente altri no, questo è, ed è quello che poi la storia, guardate, che ci ha consegnato già in Sicilia, questo significa i cavolotti, vedete, è un modo di dire siciliano che è la reazione di quando sei minacciato. Allora noi siamo stati minacciati più volte e siamo stati sfidati più volte e abbiamo lanciato sfide. Noi non abbiamo avuto timore, ci siamo, ecco, posti in questi termini. Alla minaccia ovviamente la nostra reazione, alla sfida rilanciamo con la sfida. Questo è, ci tenevo semplicemente a sottolinearlo, sempre per ricordare i nostri caratteri e la nostra tempra. Colombo. Quando incontrerò Bossi te lo farò sapere.